Allora, parliamo un po' di alimentatori. Ecco, particolare quei circuiti che hanno il compito di fornire una tensione di alimentazione a circuiti elettronici. Dunque, tipicamente noi abbiamo una situazione che può essere descritta in questo modo. Sono due alternative. Un'alternativa è di prendere la potenza dalla tensione di rete alternata. Un'altra alternativa è quella di prendere l'alimentazione da una batteria. Ci sono due aspetti da considerare. Chiaramente è ovvio che se prendiamo una tensione alternata in ingresso abbiamo bisogno di trasformarla in una tensione continua, e questo si fa attraverso il raddrizzatore. Si può usare prima opzionalmente un trasformatore che ci dà in uscita sempre una tensione alternata ma di ampiezza più piccola. La tensione di rete è 220 volte efficaci, no? Quindi ha un'ampiezza di picco che è 220 per radice di 2. Eventualmente possiamo avere un trasformatore che ci dà in uscita una tensione alternata. Ricordate, un trasformatore è fatto in sostanza da due induttori fortemente accoppiati. Il rapporto di trasformazione delle tensioni è uguale al rapporto tra le spire dell'avvolgimento secondario, quello di uscita, e l'avvolgimento primario, che è quello di ingresso. Ma questo è opzionale, non sempre si usa, anzi sempre più spesso se ne fa a meno. E poi, ovviamente, nel caso di un trasformatore abbiamo bisogno di un convertitore da alternata a continua, che si chiama raddrizzatore, ok? Un Il raddrizzatore è un circuito non lineare che in sostanza dà in uscita una tensione continua legata, dipendente in qualche modo dalla tensione alternata d'ingresso. Se vi ricordate, noi abbiamo visto due esempi di raddrizzatori: un raddrizzatore a singola semionda fatta a diodi, fatto a diodi, e un raddrizzatore a doppia semionda fatto a diodi, no? In realtà un raddrizzatore a punti di diodi, con quattro diodi. L'abbiamo visto all'inizio quando abbiamo descritto i diodi. Vi ricordate cos'è che fanno quei circuiti? In pratica danno il raddrizzatore a punti di diodi a un raddrizzatore a doppia semionda che dà in uscita una tensione che è il modulo della tensione d'ingresso. D'accordo? Quindi chiaramente genera in questo modo una componente continua non nulla, sovrapposta ad altre componenti alternate, perché il segnale non è esattamente continuo. Ora, si può migliorare questo aspetto cercando di avere un segnale il più possibile vicino a una tensione continua se si usa un filtro raddrizzatore, no? Vi ricordate, abbiamo visto quell'esempio, in sostanza si trattava di aggiungere una capacità al raddrizzatore, che fa sì che in sostanza la tensione di uscita rimanga molto vicina al valore di picco della tensione di ingresso. Oh, la cosa a cui dovete prestare attenzione è il fatto che se la tensione di uscita è il valore di picco della tensione di ingresso, effettivamente è una tensione costante o praticamente costante.
Però se cambia l'ampiezza della tensione alternata in ingresso, cambia anche l'ampiezza della continua. D'accordo? Questa è una cosa in realtà che crea un problema, perché per esempio se prendiamo la tensione di rete che arriva, diciamo, che viene distribuita negli uffici e nelle abitazioni, quella tensione è solo nominalmente 220 volt di valore efficace in alternata, ma ha una, diciamo, tolleranza tipica del più o meno 10% durante la giornata, durante vari momenti. Quindi in realtà no, non è per niente una tensione, diciamo, che possiamo adoperare come riferimento. Ok, questo vuol dire che se varia il 10% l'ampiezza e la tensione in alternata, con un trasformatore, un raddrizzatore più filtro, varierà del 10% anche l'ampiezza e la tensione continua che sia in uscita. E questo tipicamente per un circuito elettronico non è accettabile, perché abbiamo bisogno di una tensione molto più affidabile. E questo è il motivo per cui in uscita, questa si chiama tensione continua non regolata, e abbiamo bisogno di aggiungere un convertitore DC-DC da continua a continua che in uscita fornisca una tensione invece regolata e che possiamo adoperare per l'alimentazione in circuito elettronico. Qui si chiama VNR per dire non regolata. La tensione d'uscita invece la chiamo VO, chiamiamola VO, sì, VO va bene. La tensione continua regolata stavolta. Nel senso di una tensione continua che conosciamo con precisione e che praticamente non varia in ampiezza anche quando varia in ampiezza la tensione d'ingresso. Ok? Ecco, questa è la tensione che ci serve per andare a alimentare un circuito elettronico. Questo convertitore DC-DC si chiama anche regolatore di tensione. Ok? Perché è esattamente quella funzione. Ora cerchiamo di chiarire un po' meglio. Ora, abbiamo visto sul trasformatore non diciamo granché, non diciamo niente in sostanza. Sul raddrizzatore più filtro abbiamo un po' parlato, parlando a proposito dei diodi. Convertitore DC-DC è l'argomento che affrontiamo adesso. D'accordo? Un'altra cosa che, un altro caso tipico in cui si usa un convertitore DC-DC, cioè da continua a continua, è il caso della batteria. Perché cosa succede? Quando avete un'alimentazione a batteria, il problema è che il valore della tensione che la batteria fornisce cambia al cambiare dello stato di carica della batteria. Okay? Per esempio, se prendete una batteria a litio, okay, la tipica batteria che c'è in tutti i telefoni cellulari, per esempio, con altre, in gran parte dei dispositivi portatili, ma insomma, è il caso dei cellulari più semplice perché c'è una batteria più semplice a bordo. Una batteria a litio tipicamente ha una tensione d'uscita che è 3,5 volte quando è completamente carica, e quando siete vicino al punto, alla situazione di batteria scarica è 2,7 volte. E cambia progressivamente, si abbassa progressivamente al variare dello stato di carica. E tipicamente il modo di capire lo stato di carica della batteria è misurare la tensione sui capi. Conoscendo la batteria, si sa in funzione della tensione che la batteria fornisce ai capi quant'è lo stato di carica. È una cosa che viene indicata nella scheda tecnica, nel datasheet della batteria. Okay? Allora, evidente il problema qual è in questo caso, no? Anche in questo caso voi avete bisogno di una tensione di alimentazione del circuito elettronico nota con precisione. Perché? Perché ovviamente i tempi, se il circuito è analogico,
tutta la polarizzazione dei transistori dipende dalla tensione di alimentazione, avete bisogno che quella sia affidabile. Se è logica digitale, tipicamente, che so, i tempi di propagazione dipendono dalla tensione di alimentazione, dovete conoscere in modo preciso. Okay? E quindi anche in quel caso, anche se la batteria mi dà una tensione continua, si tratta di una continua non regolata perché il valore della tensione a capo della batteria varia. Quindi questa è una tensione continua non regolata. E avete bisogno di un convertitore DC-DC. Come quello che abbiamo visto nell'altro caso, per dare in uscita una tensione regolata. Allora, quindi, quali sono le cose che possono cambiare, no? Che possono far variare la tensione che fornisce un convertitore, diciamo, il motivo per cui il convertitore serve. Allora, un caso l'abbiamo detto adesso, no? La tensione d'ingresso potrebbe variare e quindi il convertitore mi deve dare invece una tensione d'uscita fissa, ok? Questo è il primo punto. Ce ne sono altri l'altro punto importante è il seguente: il carico, cioè il circuito, il carico del convertitore, cioè il circuito che viene alimentato dal convertitore, può assorbire una corrente diversa nel corso del tempo. Va bene, cioè in certi momenti, che ne so, immaginate un telefono è in stand-by, quindi assorbe poca corrente dalla batteria. In un altro momento, il telefono quando è acceso il display, tipicamente uno sta giocando, no? Sta usando qualcosa che usa la grafica, assorbe un sacco di corrente. E quindi, cosa succede? Noi vorremmo che la tensione di alimentazione fosse costante, indipendentemente dalla corrente assorbita. Una batteria tipicamente potete schematizzarla con un generatore equivalente Thevenin con una tensione a vuoto e una resistenza serie. In realtà, nel caso della batteria, per esempio, la resistenza serie non è piccola, per cui la tensione che fornisce la batteria in uscita, quando la batteria deve erogare più corrente, tipicamente a parità di stato di carica della batteria cala, perché c'è una caduta di tensione sulla resistenza serie della batteria, sulla resistenza interna. D'accordo? Questo è un problema. No? Questa è una cosa che non vogliamo. Vogliamo avere invece un convertitore DC-DC nel mezzo che, anche se il carico assorbe più corrente, sia in grado di fornire una tensione di alimentazione che non varia. Quindi la regolazione di cui dicevo prima deve valere non soltanto se varia la tensione non regolata d'ingresso, ma anche se varia la corrente assorbita dal circuito che si vuole alimentare. Ok? Questi sono due punti importanti: variazione della tensione d'ingresso, variazione della corrente assorbita dal circuito che si vuole alimentare. C'è un terzo fattore importante che è la temperatura, perché in alcune circostanze, quello che può succedere è che al variare della temperatura la tensione fornita dalla batteria o in uscita dall'addrizzatore più filtro potrebbe variare. No, e anche questa è una cosa indesiderata, quindi il convertitore DC-DC deve anche essere in grado di fornire una tensione indipendente dalla temperatura. Quindi sono tre gli aspetti di regolazione importanti: rispetto alla variazione della tensione non regolata, rispetto alla corrente assorbita dal circuito e rispetto alla temperatura. Ok? Questi
tipi di variazione si riassumono di solito in tre parametri di qualità di un convertitore. Ok, vediamo di sintetizzarli in un unico luce, che si chiamano fattori di regolazione. Dunque, si schematizzano in questo modo. Immaginate che questa sia la tensione d'ingresso in continua, non regolata. Questo sia il regolatore, quindi i convertitori di CDC. E questa sia la tensione d'uscita in continua, sperabilmente regolata. E qui c'è il circuito che viene alimentato. Il circuito da alimentare assorbe una certa corrente IO. Allora, in generale, la tensione di uscita è una funzione della tensione non regolata d'ingresso, della corrente d'uscita e della temperatura. Ok? Come si fa a rappresentare il fatto che noi vogliamo che questa tensione di uscita sia praticamente costante? Posso scrivere la dipendenza da questi tre fattori in termini di variazione al primo ordine. Cioè posso dire che per delta V0 è circa uguale a delta V, non delta V0, alla derivata parziale di V rispetto a VNR per la variazione della tensione d'ingresso non regolata, più la derivata parziale di V rispetto a VI per la variazione della corrente d'uscita e la derivata parziale di V rispetto alla temperatura per la variazione di temperatura, supponendo di avere una variazione di tutti e tre questi elementi. Ok? Questa quantità è la chiamo SV, si chiama fattore di regolazione. Di regolazione di tensione e questa la posso scrivere col meno, no? Cioè chiamo meno questa derivata, vedete, è una resistenza ed è la resistenza d'uscita. Quindi questa è la resistenza d'uscita. E la chiamo col meno perché dV su dI O è una quantità negativa, più aumenta la tensione d'uscita più cala la tensione, quindi il meno di quella quantità è quella che tipicamente chiamo resistenza d'uscita, la resistenza come dire, equivalente Thevenin in vista all'uscita. E questa quantità è qui invece la chiamiamo l'ultima quantità, fattore di regolazione di temperatura. Chiaramente,
tanto più buono è il regolatore, quanto più bassi sono questi tre fattori. Quindi tipicamente noi vogliamo SV piccolo, Rout piccolo, ST piccolo. E dei numeri ragionevoli sono tipicamente questo, lo vogliamo più piccolo di 10 alla meno 3, vedete è un numero adimensionale, sono volt su volt. La resistenza d'uscita tipicamente la vogliamo dell'ordine, insomma, più piccola di 10 alla meno 3, 10 alla meno 2 ohm. E la ST, beh, dipende dai casi, però tipicamente la vogliamo più piccola di di un millivolt su grado. Ok? Questi sono valori ragionevoli, che se vedi con questi valori qua, tutto sommato, la tensione di uscita cambia di molto poco, di qualche millivolt al più, quando cambia in modo significativo ciascuno di quei parametri. Quindi questa è una cosa, qualche millivolt di variazione sulla tensione di alimentazione possiamo sopportarlo. E questo è il motivo per cui si vanno a scegliere questi valori. Comunque in generale, tanto più piccoli sono quei valori, tutti e tre quei valori, tanto meglio, no? Quanto più piccoli sono, tanto meglio. Va bene. Allora, ci sono due grandi categorie di convertitori in continua. DC-DC, che vediamo, e due grandi categorie sono composte da i convertitori DC-DC lineari e convertitore DC-DC switching. Convettori switching, che vuol dire convettori commutati. Poi in italiano, anche nel linguaggio corrente, si dice più spesso switching che commutati. Sono due classi abbastanza differenti. E tipicamente il convertitore lineare più semplice è il convertitore switching, però si usa in un numero di casi più limitati. Adesso, insomma, sarà un po' più chiaro perché il convertitore lineare si usa quando VO è poco più piccolo di VNR, oppure se la potenza di uscita è molto bassa. In generale è più semplice dell'altro. C'è due vantaggi: uno è più semplice e poi fornisce una tensione continua che diciamo di migliore qualità. Quindi una tensione più è veramente continua, con meno ondulazioni sovrapposte, quindi meno contenuti di armoniche elevate sovrapposte, e convettori di DC-DC lineare. Ora, nel momento in cui vi spiego perché
sarà più chiaro. Convettore switching invece si usa soprattutto quando abbiamo bisogno di un'efficienza di conversione elevata. Quindi abbiamo bisogno, dunque, quando vogliamo minimizzare le perdite. Perdite di energia. In sostanza si usa in tutti gli altri casi in cui non si usa quello lineare. Di gran lunga i convertitori switching sono i più usati, no? Perché diciamo, sono casi particolari quelli in cui si usa il convertitore lineare. Quando V è un poco più piccolo il VNR, oppure se la potenza di uscita è molto bassa. In generale, quasi tutti i circuiti per esempio, i convertitori che usiamo per l'alimentazione di un calcolatore o per caricare la batteria di un telefono, eccetera, sono convertitori switching, okay? Che non sono una cosa particolarmente moderna, di fatto è dagli anni 80, ma che si cominciano 80-90 che si cominciano a usare in modo diciamo sistematico. Allora, vediamo prima qual è il principio di funzionamento di un convertitore lineare. E poi vediamo il principio di funzionamento di un convertitore switching. Allora, e come dice la parola, il convertitore lineare è un circuito lineare. E riesce a ottenere gran parte del comportamento che vediamo attraverso una reazione. E come sapete, insomma, è un tipo di meccanismo che funziona per un circuito lineare. E vi faccio vedere il principio di funzionamento nel caso di un convertitore super semplice. Un principio di funzionamento estremamente schematizzato. Un convertitore lineare ha bisogno di un dispositivo cosiddetto di passo che si trovi in serie tra l'ingresso e l'uscita. Questo è l'ingresso dove applichiamo la tensione non regolata. Questa è l'uscita. Vedete, tra ingresso e uscita abbiamo un transistore, si chiama un transistore di passo perché vedete viene attraversato dalla corrente che poi finisce in uscita. Vedete, la corrente d'uscita è una corrente che siccome la corrente di emettitore è quasi uguale alla corrente di collettore, praticamente la corrente di collettore coincide con la corrente d'ingresso, praticamente anche questa è chiamiamola I in. È quasi uguale a IO ed è la corrente che attraversa il transistor. Io nell'esempio vi faccio il convertitore lineare con un bipolare, ci potrei mettere anche un MOSFET, in tanti casi c'è un MOSFET di passo invece di un bipolare, ma il meccanismo di funzionamento è lo stesso. Poi cosa c'è qui? Dobbiamo qui in uscita prelevare parte della tensione. Quindi avere un partitore di tensione e cercare di avere anche una tensione di riferimento che tipicamente ci viene data uno Zener che va alimentato. Quindi vedete, in realtà un po' di corrente la preleviamo tra la corrente d'ingresso, no? Un pochino in realtà la prendiamo in questi due partitori. Ma diciamo, se le resistenze di questi partitori le scegliamo abbastanza grandi, come di solito facciamo, si tratta di una cosa trascurabile rispetto alla corrente d'uscita, quindi non cambia la considerazione che ho fatto prima. Ecco, questo qua vanno all'ingresso di un amplificatore, la cui uscita controlla la base.
Ora dobbiamo stare attenti ai segni. Allora, dovete immaginare questo nodo qua, vedete, la resistenza che ho messo serve essenzialmente per far passare corrente nello zener, polarizzare il diodo in zona zener, così che la tensione su questo nodo sia essenzialmente la VZ, no? È il modo classico in cui uso un diodo zener. Uso perché quando è polarizzato in zona zener mi dà una tensione nota, praticamente fissa ai suoi capi, quindi qui c'è VZ. Sull'altro nodo invece, l'altro ingresso dell'amplificatore, c'è una partizione della tensione di uscita. E quindi diciamo che sì, questa tensione qui, chiamiamola VX, è uguale a R1 diviso R1 più R2 per VO. Quindi è una frazione di VO e direzionalmente si comporta come VO, cioè quando VO cresce, VX cresce, quando VO diminuisce, VX diminuisce. Allora, io che cosa vorrei fare? Vorrei impostare la reazione in questo modo: se per qualche motivo la tensione di uscita tende ad aumentare, io voglio che l'uscita di questo amplificatore abbassi la tensione sulla base del transistor in modo da compensare l'aumento della tensione uscita, cioè cercare di riportare la tensione uscita giù. Per far questo, come devo fare? Vedete, se aumenta la tensione di uscita, aumenta VX. Se voglio che l'uscita dell'amplificatore diminuisca quando VX aumenta, bisogna che metta VX all'ingresso invertente e quindi che i segni siano questi. Vedete, quindi in questo modo quello che succede è se VO aumenta, VB, che è l'uscita dell'operazionale, e quindi anche, aspettate, facciamo per gradi, VX aumenta, aspettate, facciamo così, se VO aumenta, quello che succede è che VX aumenta, se VX aumenta, siccome VX è sul terminale invertente, allora VB diminuisce e quindi VO tende a calare, vedete? Quindi abbiamo un meccanismo che tende a compensare l'aumento. Questo fa sì che VO venga mantenuta costante. A che valore viene mantenuta costante VO? Vedete, viene mantenuta costante a un valore che è facile da calcolare se immaginiamo che l'amplificatore funzioni in modo lineare. Quindi se l'amplificatore, guardate, se l'amplificatore funziona in regione lineare ed è quello che vogliamo, immaginate che quello sia un operazionale, quindi con un'amplificazione molto molto grande, allora per il cortocircuito virtuale VX è uguale a VZ. Che vuol dire VX è R1 diviso R1 più R2 per VO è uguale a VZ e quindi VO è uguale a VZ per l'inverso di questo, che possiamo scrivere anche come 1 più R2 su R1. Ok? Vedete questa espressione? Ora, questa è una approssimazione perché vale nel caso di vale in modo, come dire, ideale nel caso in cui l'amplificazione dell'operazionale tende a infinito. Ok? Sia infinita. Quindi, insomma, poi in realtà sarà vera in modo leggermente approssimato, però ci fa vedere almeno due, tre cose, direi. Ci fa capire perché effettivamente in questo modo possiamo aver ottenuto un convertitore buono. E vi ricordate, noi vogliamo una tensione uscita che non dipenda dalla tensione ingresso e non dipenda dalla corrente d'uscita e non dipenda dalla temperatura, idealmente. Allora, guardate questa espressione, vedete, nell'espressione della tensione d'uscita non compare la tensione ingresso, il che vuol dire che anche se varia la tensione ingresso, fin tanto che questa approssimazione è buona, la tensione d'uscita praticamente non varia. Ok? In questa espressione non compare la corrente d'uscita, che di nuovo vuol dire che
la tensione d'uscita è indipendente dalla corrente d'uscita, quindi la resistenza d'uscita tende a zero, no? Ripeto, sempre se questa espressione è vera perfettamente, quello che dico è vero perfettamente. Se questa espressione è vera in modo approssimato, anche quello che dico è vero in modo approssimato. Terzo punto, la dipendenza dalla temperatura. La dipendenza dalla temperatura, beh, non è così evidente, però ci sono due aspetti che sono positivi. Vedete, da un lato c'è quel termine tra parentesi, contiene un rapporto tra due resistenze. Ora, se quelle resistenze sono fatte dello stesso materiale e sono messe accanto in modo che siano alla stessa temperatura, il rapporto probabilmente rimane costante indipendente dalla temperatura, perché le due resistenze si comportano, variano con la temperatura nello stesso modo e quindi il loro rapporto rimane costante. Questo è il termine tra parentesi. Quindi quello mi dà, diciamo, lì quello che so è che va bene, se voglio veramente che quel termine non cambi con la temperatura, devo fare le resistenze uguali e metterle molto vicino in modo che siano proprio alla stessa temperatura. Ok? L'altro termine è VZ, che è la tensione di un diodo Zener, e che in realtà quella un po' dipende dalla temperatura. Però, se vi ricordate, abbiamo parlato al tempo in cui abbiamo fatto i diodi Zener, del fatto che si può cercare di compensare la variazione di VZ con la temperatura facendo in modo che i due meccanismi che danno luogo alla corrente Zener entrino in gioco allo stesso momento, e siccome hanno due dipendenze diverse dalla temperatura, se entrano in gioco allo stesso momento, queste due dipendenze si compensano e VZ diventa quasi indipendente dalla temperatura. Quindi lì bisogna scegliere il diodo Zener, diciamo, in modo tale che abbia una dipendenza dalla temperatura, che la VZ abbia una dipendenza dalla temperatura trascurabile, e la cosa si può ottenere. D'accordo? Quindi il meccanismo è questo. L'espressione è abbastanza chiara e ci fa capire che effettivamente abbiamo buone chance di avere una dipendenza da temperatura molto bassa. Ora, visto che abbiamo studiato anche circuiti in reazione, cerchiamo di interpretare questo convettore lineare come un circuito in reazione, perché questo ci fa capire un po' di cose. Allora, lo vedete che palesemente questo si comporta come un circuito in reazione, vedete, assomiglia molto. Noi abbiamo una, se prendo un pennarello di un altro colore, no? Si vede abbastanza bene. Noi abbiamo una rete di azione che è questa, che porta dall'ingresso all'uscita, e poi abbiamo questo circuito qui, che è un circuito è una rete beta, no? Vedete, questo circuito dall'uscita riporta in ingresso, e qua abbiamo un circuito che prende in sostanza questa tensione che viene dalla rete di reazione e la riporta in ingresso. Vedete? Quindi questo assomiglia molto a un circuito di reazione. Se lo guardiamo con un circuito di reazione, cosa si vede? Beh, vedete, in pratica, se guardate la funzione di trasferimento VO diviso NR, voi lo potete interpretare in questo modo, come A con E diviso 1 meno beta con E, con tutti i circuiti di reazione. E in questo beta, che è la rete qua, cosa notate? Notate che può essere molto grande perché c'è un amplificatore operazionale non reazionato. Quindi se l'amplificatore amplifica molto, che è praticamente la condizione in cui vale l'approssimazione di cortocircuito virtuale, questo beta diventa molto grande. Quando beta è molto grande, questa funzione di trasferimento è circa meno 1 su beta. E di nuovo, se beta è molto grande, riusciamo ad avere una funzione di trasferimento piccola. E quello che vogliamo noi è che sia dell'ordine 10 alla meno 3 o più piccolo, no? Quindi basta scegliere beta veramente grande. E se beta è molto grande, quando VNR varia molto, VO varia molto poco, no? Immaginate che beta valga 1000, allora se VNR varia di un volt, l'uscita varia di 1 mV. È quello che chiamiamo una buona regolazione. Quindi in sostanza qui la regolazione si ottiene buona scegliendo, facendo in modo che beta sia molto molto grande, e questo si ottiene mettendoci un amplificatore operazionale, in sostanza senza reazione, quindi che abbia un'amplificazione pari a un valore molto elevato, come ha tipicamente un amplificatore operazionale.
Questo studiando, guardando il circuito come un circuito in reazione. Un'altra cosa che potete valutare è questo. Guardate la rete del beta, no? Se guardate la rete del beta, che tipo di reazione c'è? Che tipo di prelievo c'è? Vedete, il prelievo è un prelievo di tensione, perché è la tensione d'uscita che viene presa, no? Viene estratta una partizione e viene portata in ingresso la rete del beta. Quindi questa è una reazione con prelievo di tensione che, sapete voi, abbatte la resistenza d'uscita, no? Di una cosa pari al fattore di reazione, che in questo caso è molto grande. E questo è il motivo per cui si ottiene una resistenza d'uscita molto bassa. D'accordo? Quindi qui abbiamo una reazione con beta molto grande, che vuol dire VO su VNR molto minore di 1, e con prelievo di tensione, che vuol dire R out molto, vabbè, diciamo R out che tende a zero. Quindi questo qua, VO su VNR, è il fattore di regolazione di tensione. Questo qua è la resistenza d'uscita, e poi scegliamo VZ con coefficiente di temperatura praticamente zero, in modo da avere ST che tende a zero. Ok, questo è il motivo per cui questo tipo di circuito, per la, come dire, definizione di un buon convertitore, effettivamente è buono. Ci dà una bassa regolazione di tensione perché abbiamo una reazione con beta molto alto, per cui il funzione di trasferimento è circa meno 1 su beta, è effettivamente, diciamo, molto molto basso come desiderato, con un prelievo di tensione che abbatte la resistenza d'uscita e una scarsa influenza della temperatura, che dipende tutta dal fatto di scegliere uno Zener che non dipende dalla temperatura. Ok? Quindi, diciamo, questa è breve spiegazione del perché questo circuito si comporta come un buon convertitore. Ora ragioniamo un po' sulle situazioni in cui si usa. Ok? Allora, io vi dicevo prima, si usa quando abbiamo una bassa potenza, oppure quando VO è poco più piccolo di VNR. Questo, insomma, dobbiamo un pochino spiegarlo. E il problema qual è? Il problema è questo: vedete com'è la situazione. Diciamo, il motivo per cui è limitato l'uso che possiamo fare del convertitore lineare è questo qua. È il fatto che la corrente d'ingresso è quasi uguale alla corrente d'uscita. Perché, se facciamo qualche considerazione energetica, si vede che questo pone una limitazione importante. Allora, giro pagina, se ci siete, e ci concentriamo su questo aspetto. Rappresentiamo il convertitore lineare come una scatolina con due porte, no? Con una porta d'ingresso e una porta di uscita. Allora, vediamo questo disegno. Io prendo il convertitore lineare. E lo schematizzo in questo modo: qui c'è VO e qui c'è IO, qui c'è VNR e qui c'è II. D'accordo? Quindi porta d'ingresso, porta d'uscita. Allora, la potenza d'uscita che cos'è? La potenza che questo convertitore eroga in uscita, la chiamiamo PO, ed è uguale a VO per IO.
perché sono tensioni correnti continue, quindi semplicemente devo farne il prodotto. Ok? La potenza assorbita in ingresso dal convertitore, chiamiamola potenza di ingresso, possiamo chiamare P, è uguale a VNR per icon I. Va bene. Ok, chiaramente questo è il circuito, non ci sono altri alimentatori, no? L'alimentazione è quella, è la potenza che entra in ingresso. Se entra una certa potenza e esce una certa potenza, noi chiaramente per la conservazione di energia avremo che la potenza d'uscita non potrà essere più grande della potenza d'ingresso, perché non ci sono altri ingressi di potenza. Negli amplificatori abbiamo un'amplificazione potenza perché arriva potenza anche dall'alimentazione, ma qui non c'è altro ingresso di potenza. Quindi volevo dire, la potenza d'uscita dovrà essere minore o uguale della potenza d'ingresso, ok? Perché non si crea energia. E la differenza tra potenza d'ingresso e potenza d'uscita è una potenza persa, cioè diciamo è potenza che all'interno del convertitore si trasforma in calore. Ok. Quindi potenza di perdita per la chiamiamo P loss, no? Potenza persa è uguale a P meno PO. Ecco, questa è una quantità che tipicamente vogliamo minimizzare per diversi motivi, ora ne parliamo un attimo. Un'altra quantità che è importante è quella che è importante definire, è quella che si chiama efficienza di conversione. Che si indica con la lettera eta, lettera greca. Eta assomiglia a una n con il secondo gamma un po' più prolungato verso il basso, ed è il rapporto tra la potenza d'uscita e la potenza d'ingresso. Quindi è una quantità che per costruzione è minore o uguale a 1 e maggiore di 0. Okay, ovviamente lo scrivo eta è compreso tra 0 e 1, in realtà compresi gli estremi. Gli estremi sono improbabili, ma insomma diciamo che in principio possono essere compresi. Quanto più vicina a 1 è l'efficienza di conversione, tanto meglio funziona il convertitore. Chiaramente una cosa che può essere utile è che noi possiamo anche rappresentare la potenza di perdita in funzione dell'efficienza di conversione. In questo modo noi possiamo P è uguale a PO diviso eta, e quindi possiamo mettere al posto di P possiamo scrivere PO diviso eta, portiamo PO in evidenza e viene 1 su eta meno 1. Quindi vedete, se l'efficienza di conversione è uguale a 1, le perdite sono nulle. Se l'efficienza di conversione è uguale a per esempio un mezzo, vuol dire che metà della potenza si perde nel convertitore e metà viene fornita in uscita, e chiaramente la potenza di perdita diventa uguale a PO, ovviamente P loss viene uguale a PO, se eta è uguale a un mezzo, no? Allora, questo vi dovrebbe far vedere perché convertitore lineare non è particolarmente adatto. Qual è il problema? Allora, cerchiamo di vedere le caratteristiche del convertitore lineare da questo punto di vista. Perché ci serve un'efficienza di conversione alta? Perché è meglio? Sono due motivi. Il primo, quello più ovvio, non è quello più importante. D'accordo? Quello più ovvio è un ragionamento di tipo di risparmio di energia, no? Se io voglio aumentare l'efficienza di conversione, perché se aumenta l'efficienza di conversione riduco le perdite e riduco l'energia persa. Va bene?
energia persa è energia che non viene utilizzata, no? Quindi, per esempio, non è un aspetto poco importante, non ho detto che sia poco importante, voglio dire che ce n'è uno più importante di questo, che vuol dire due cose, vuol dire il risparmio economico, che francamente non è il più importante ancora, e c'è un'altra cosa che è più importante nell'elettronica moderna, che se riduco le perdite, aumento la durata della batteria. Ok? Questo è molto più importante. Cioè, in tutta l'elettronica per dispositivi mobili, quello che in tutto lo sforzo per cercare di ridurre i consumi non è uno per ridurre il consumo di energia in generale, è uno sforzo che serve soprattutto a prolungare la durata della batteria, oppure a parità di durata a fare più funzioni, non svolgere più operazioni. Quindi, primo motivo, se riduco le perdite, prolungo la durata della batteria. Secondo motivo, se riduco le perdite, consumo meno energia. Ok? Ce n'è un'altra cosa che è ancora più importante, però, ed è il fatto che questa potenza che viene persa si trasforma in calore. Ok? E se si trasforma in calore vuol dire che scalda il dispositivo. Se scalda il dispositivo, io mi devo preoccupare di raffreddare il dispositivo. Più scalda il dispositivo, più il dispositivo viene riscaldato dalla potenza persa, più mi devo preoccupare di raffreddarlo, perché diciamo, l'elettronica funziona male a temperature più elevate, le batterie si sciupano a temperatura più elevata e tipicamente quello che si fa per dissipare il calore che si genera a causa delle perdite, bisogna utilizzare dei dissipatori o bisogna utilizzare delle ventole o bisogna costruire un contenitore più grande per poter dissipare più facilmente il calore. Quindi mi dà un problema di costi di realizzazione del sistema e di ingombro, e finisce per essere una cosa più grande di quello che volevo fare. D'accordo? Quindi i motivi per avere un'efficienza di conversione elevati, motivi per volere un'efficienza di conversione elevata sono 1. Semplificare il raffreddamento ed è più importante, l'aumento e ridurre l'ingombro. Questo è lo stesso problema. Che l'ingombro viene elevato perché il raffreddamento è complicato. Questo è il primo. 2, prolungare la vita della batteria. Chiaramente questa cosa della vita della batteria vale solo per i dispositivi mobili, ma ormai sono diciamo di gran lunga i più importanti. E poi c'è un discorso generico di risparmio energetico che spesso non è l'aspetto più critico. Va bene, quindi semplificare. Ecco, una cosa a cui probabilmente avete fatto a mente locale. Se guardate, immaginate gli alimentatori per computer, no? Vedete, allora, questo è quello che sto usando io, è un alimentatore a 30 watt per un portatile piccolo e è così, no? Così non scalda un po', non scalda molto. Se guardate alimentatori di qualche anno fa, erano tipicamente tutti più grandi, significativamente più grandi. E il miglioramento della qualità
delle dimensioni, la riduzione di dimensione degli alimentatori è praticamente tutto dovuto al miglioramento dell'efficienza di conversione. Beh, in realtà due cose, un po' l'efficienza di conversione è migliorata, un po' che consumando meno i portatili anche la potenza che devono erogare è più piccola, quindi a parità di efficienza di conversione, come vedete, questa equazione, se diminuisce più a parità di ETA, anche più l'OS diminuisce, quindi questo semplifica. Però diciamo il fattore legato al miglioramento dell'efficienza di conversione è un fattore importante. Quindi c'è ora per esempio per i convertitori stanno entrando in produzione dispositivi più efficienti basati su materiali diversi a silicio che dovrebbero consentire di ridurre ancora a parità di potenza gli alimentatori perché danno un'efficienza nettamente più alta. Okay? E questo è un aspetto che si vede nel tempo. Prolungare la vita della batteria è importante perché le batterie non stanno migliorando tantissimo in termini di capacità, per cui effettivamente, vabbè, insomma, con l'elettronica si può cercare di aiutare il più possibile questo processo. Diciamo, non progressi aiuto, progressi sulle batterie sono stati un pochino più lenti di quanto ci si aspettasse. Ok, allora, aspettate, mentre parlavo ho toccato la penna, l'ho smontata. Non va. Allora, facciamo una cosa, facciamo una pausa ora, mentre rimonto la penna. Allora, vediamo adesso queste considerazioni che abbiamo fatto sull'efficienza di conversione, come si applicano al convertitore lineare. Dunque, qual è il punto critico? Il punto critico è questo, che la corrente di ingresso praticamente è uguale alla corrente di uscita. Quindi IO è circa uguale a II. Quindi quando io vado a fare il rapporto tra PO e PI, quindi PO è VO per IO, e PI e VNR per II, vedete cosa succede? Queste si semplificano e quindi ottengo che queste sono quasi uguali, no? Quindi qui faccio una piccola approssimazione, che però l'efficienza di conversione coincide con il rapporto tra tensione di uscita e tensione di ingresso. Ok? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se la tensione di uscita è poco più piccola della tensione di ingresso, l'efficienza di conversione è circa 1. Se la tensione di uscita è molto più piccola della tensione di ingresso, l'efficienza di conversione è molto bassa. Quindi eta è vicino a 1 solo se VO è vicino a VNR. In particolare PLoss, che è uguale a PI meno PO, in sostanza vedete a che cosa è uguale? Uguale a VNR meno VO per IO, all'incirca, se IO e I sono quasi uguali. Quindi è direttamente proporzionale alla differenza tra tensione di ingresso e tensione di uscita. Quindi questa la posso scrivere come VNR meno VO diviso VO per PO. Quindi di nuovo, se VNR meno VO è piccolo, immaginate che VO sia 12 volt e VNR meno VO sia 1 volt,
E allora chiaramente un'efficienza di conversione viene 12-13esimi, cioè abbastanza alta, no? Sopra il 90%, una buona efficienza di conversione. Se invece la tensione d'ingresso è 13 volt, ma l'uscita è 5 volt, beh, a quel punto l'efficienza di conversione mi viene soltanto 5-13esimi, che inizia a essere molto bassa. Vuol dire che una potenza per erogare, facciamo un esempio numerico così ci si capisce. Allora, esempio 1, VO uguale 12 volt, VNR uguale 13 volt, ok? IO uguale 1 ampere. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che PO è uguale a 12 watt, PLoss è uguale a 1 watt. L'efficienza di conversione è 12-13esimi, okay, che è maggiore del 90%. Quindi l'efficienza di conversione è elevata. Per erogare 12 watt al carico, io ne consumo uno in calore. Vabbè, un watt viene utilizzato praticamente per riscaldare il regolatore, il convertitore. Ma quindi si trasforma, è la cosa che fa sì che sia caldo, no? L'alimentatore quando funziona. È la potenza perdita nell'alimentatore. Questa è una cosa tollerabile, va bene? Se invece, esempio 2, VO è 5 volt, ok? Ma il VNR è 13, che è un altro caso tipico, ma vedete, così non lo posso usare il regolatore lineare, perché prendo sempre un ampere per semplificare i conti, ho una potenza di uscita di 5 watt e una potenza di perdita di 8 watt, no? E quindi l'efficienza di conversione è molto bassa, è 5-13 stavolta, che è, quant'è 5-13? È un po' più del 30%, no? 5-13 è 34%, direi circa. Va bene, quindi abbastanza piccola. Ma poi soprattutto guardate, io per portare 5 watt all'alimentazione di un circuito elettronico, ne consumo 8 soltanto in calore. Chiaro, così non va bene. Ho già un riscaldamento esagerato ho tutto, no? Negativo, ho un riscaldamento eccessivo del regolatore, perché gli sto dissipando adesso dentro 8 watt, cioè 8 volte più di prima, quindi vuol dire che la differenza di temperatura a parità di raffreddamento, la differenza di temperatura rispetto alla temperatura ambiente aumenta di 8 volte, oppure devo spendere molto di più per raffreddare, magari mettere una ventola in più, una ventola più grande, insomma è una cosa che ha sicuramente un costo. Ho un consumo energetico molto più alto rispetto a quello che uso e chiaramente, vabbè, in questo caso queste tensioni qui, queste potenze qui non sono da sistema batteria, ma insomma anche in quel caso lì avrei un problema se fosse un sistema batteria. Va bene? Questo è un problema che devo tenere presente. Tanto per completezza, se invece ho la stessa situazione, no? Ma con una corrente che mi serve in uscita soltanto di 1 microampere, cosa succede? Beh, a questo punto ho una potenza d'uscita di 5 microwatt. La potenza di perdita è 3, è 8 microwatt e il rendimento di conversione è come quello di prima. Allora, per dire cosa? Che nel caso 1 mi va bene, l'efficienza di conversione è alto e la perdita è sopportabile e quindi mi sta bene, va bene? Nel caso 2 non se ne parla proprio, perché riscaldo troppo, come detto, butto via troppa energia. Nel caso 3, che è praticamente uguale al caso 2 dal punto di vista dell'efficienza di conversione, però siccome ho potenze in gioco molto più piccole, anche se l'efficienza di conversione è bassa, vedete, a me tutto sommato non mi crea problemi, perché 8 microwatt di perdita non mi scalderanno granché il sistema, quindi non mi creano problemi dal punto di vista del raffreddamento. Dal punto di vista dell'energia persa, vabbè,
L'efficienza in assoluto è bassa, ma sono solo 8 microwatt in più, quindi non è un grosso problema. E in questo caso, quindi, ancora continuo a usarlo il regolatore lineare. Quindi, in sostanza, nel caso 1 e 3 lo uso, nel caso 2, che in realtà sfortunatamente è quello più frequente, non cerco di evitare il più possibile di usare un regolatore lineare, un convertitore lineare. Ok? Questo è il messaggio principale. Quindi, o l'efficienza di conversione è elevata, oppure anche se l'efficienza di conversione è bassa, le perdite devono essere in termini assoluti trascurabili, non creandomi problemi dal punto di vista del raffreddamento. Ok, esattamente dov'è che viene dissipata la potenza di perdita? Qual è il punto preciso dove viene dissipata la potenza di perdita? La potenza di perdita, se tornate un attimo indietro, viene dissipata tutta qui, su questo transistor, perché vedete, VNR-VO è la VCE ai capi del transistor e la corrente IO è la corrente di collettore del transistor. Quindi questa potenza qui, PLoss, scrivo in rosso, così ce lo ricordiamo, viene dissipata quasi tutta nel transistor di passo, che dovrà essere quindi quello in particolare ben raffreddato. Di solito questi transistor sono transistor di potenza che sono fatti, diciamo, tra le altre cose, apposta per dissipare facilmente il calore. Di solito hanno una lettera raffreddamento che consente di una lettera raffreddamento si attaccano a una superficie di rame in modo da, sulla scheda in modo da portare via facilmente il calore. Se serve si mettono le ventole. Ecco, e soprattutto il transistor su cui deve avere un contenitore adatto per sopportare un certo riscaldamento e poi deve avere un sistema di raffreddamento adeguato, che può essere una semplice aletta metallica di raffreddamento oppure un sistema più complesso di raffreddamento. Ok? Allora, qual è l'alternativa, diciamo, per il caso 2, no? Cercare di avere un'efficienza di conversione elevata anche con potenze in gioco più alte è quello di utilizzare convertitori tipo switching. Vediamo in che cosa consistono. Aspettate, prima di dire che cosa consistono, io quasi quasi taglio qui.